Il Trastevere espugna 2-0 il terreno del Notaresco in una gara comunque combattuta e vola in testa alla classifica. Al secondo minuto si concretizza subito il vantaggio ospite con Santovito che da due passi devia in rete una punizione di Tortolano. Il Notaresco prova subito a replicare al quarto con Badan che si districa in aria e conclude a botta sicura trovando la gran risposta di Semprini coi piedi. Ancora padroni di casa all'ottavo con Cuchi, il cui diagonale è di poco fuori. La replica ospite al 22esimo con Loporto che di testa colpisce la parte alta della traversa. Ultima opportunità del primo tempo ancora per il Trastevere al 43esimo con Alonzi che penetra in area e conclude in diagonale dalla breve distanza trovando la gran risposta in uscita di Shiba. Si apre la ripresa e all'ottavo ci riprova il Trastevere con Alonzi che si involla in contropiede, palla a Tortolano che dai 20 metri sfiora il 7. Il Notaresco cresce al 6 ritmi e al 20esimo su di una conclusione di Forcini dal limite, protesta in maniera veemente chiedendo un rigore per un tocco di mano. Al 23esimo ci si mette anche la sfortuna per i padroni di casa, la sfera giunge a Pulsoni sulla destra, tiro cross deviato e la sfera colpisce la traversa, rimbalza sulla linea ed esce. Al 31esimo protesta anche il Trastevere per un intervento di Cantarini su Alonzi con l'arbitro che lascia proseguire di nuovo. Il Notaresco attacca il Trastevere e prova a colpire in contropiede. Al 35esimo il diagonale di Bertoldi è fuori misura e al 39esimo arriva il raddoppio. Palla scodellata in aria e deviazione acrobatica di Alonzi per lo 0-2. Ultima occasione ancora per il Notaresco al 40esimo quando Pulsoni ci prova da due passi e Semprini compie un altro miracolo.